Il compositore Johann Sebastian Bach nacque a Lipsia nel 1685. Il giorno segnato dai calendari tedeschi era il 21 marzo, tuttavia, nel resto del mondo, i calendari segnavano già il 31 marzo. Ecco perché molte fonti riportano la nascita di Bach a fine marzo, ma c'è chi lo commemora con 10 giorni di anticipo. Nel 1582 Papa Gregorio XIII aveva infatti ordinato di saltare 10 giorni del calendario per tornare alle giuste date di equinozio e solstizio, ma la Germania protestante non accettò subito il calendario gregoriano e si mise in pari con il resto del mondo solo nel 1700, quindi, per più di un secolo, paesi confinanti si trovavano a 10 giorni di distanza tradizionale. Per festeggiare Bach, Google ha scelto di utilizzare la data tedesca e quindi oggi 21 marzo possiamo trovare un doodle dedicato al compositore. Aprendolo si può creare un breve tema musicale sul pentagramma che verrà abbellito da un'intelligenza artificiale addestrata con 306 composizioni di Bach toccata. Partendo dal tema inserito, l'intelligenza artificiale crea un'armonia a quattro voci secondo lo stile Bach, imparato ascoltando i brani del compositore tedesco. Questo minigioco, il primo doodle a utilizzare l'intelligenza artificiale, campo in cui Google è all'avanguardia, è forse ispirato ad un episodio reale della vita del musicista, legato al re di Prussia e Fuga. Era il 1747 e il successo di Bach era talmente grande che le sue abilità vennero richieste da Federico II di Prussia. Il sovrano suonò una semplice melodia al clavicembalo e sfidò Bach a creare sul momento un'armonia basata sul suo tema. Bach non solo improvvisò una fuga, ma successivamente inviò a Federico II una raccolta chiamata Offerta musicale che comprendeva una dozzina di composizioni, tutte basate sulla melodia inventata da